Stamane di Fondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, hanno presentato il nuovo simbolo che sarà adottato sia alle elezioni amministrative irpine che alle elezioni europee. Per quanto riguarda le liste per il Comune di Avellino e per la provincia, è stato sottoscritto un accordo politico-elettorale anche con Sinistra Critica, che parteciperà con i propri candidati. Le liste unitarie comuniste ed anticapitaliste saranno aperte anche all'apporto di esponenti dell'ambientalismo e di diversi comitati di lotta nel territorio. In questo modo prende corpo concretamente un progetto politico unitario, sia a livello nazionale che locale, che va ben oltre la scadenza elettorale e che si propone come riferimento per cittadini e lavoratori nonché per le giovani generazioni. Il segretario provinciale del PRC, Toni Della Pia, ha parlato dell'importanza dell'alleanza tra i due partiti e del progetto politico che intendono portare avanti. Il progetto politico è un progetto politico importante, innanzitutto perché tenta di chiudere definitivamente quella che è stata la diaspora comunista in Italia, nello stesso tempo è importante perché noi attraverso questa unità delle forze comuniste, anticapitaliste, della sinistra di alternativa in definitiva, cerchiamo di costruire un nuovo baluardo contro le destre, contro il potere di questa e contro la cultura delle destre che oggi domina nel nostro paese e sta determinando un arretramento catastrofico rispetto alla vita quotidiane di migliaia di lavoratori e lavoratrici, giovani, precari. È un progetto che noi abbiamo proiettato anche in provincia di Avellino. In provincia di Avellino la novità è che siamo riusciti a rendere partecipi di questo lavoro anche i compagni e le compagne di Sinistra Critica e i compagni e le compagne che fanno riferimento a un settore dell'ambientalismo critico che di fatto non hanno mai avuto rappresentanza all'interno delle forze politiche ambientaliste tradizionali, ma hanno portato avanti un discorso e una programmazione delle proposte politiche sociali rispetto a quella che è stata la gestione economica negli ultimi anni anche in provincia di Avellino. Crediamo che questa oggi lista elettorale, ma soprattutto questo progetto politico, rappresenti realmente l'unità della sinistra. Infatti sono all'interno di questo progetto ci sono diverse culture, quella socialista, comunista, anticapitalista, il mondo dell'ambientalismo critico, e crediamo che possa essere un vero punto di riferimento per chi oggi ritiene che è necessario una sinistra forte in Italia, coerente, che fa le cose che dice e soprattutto che le fa rispettando quella che è la dignità degli uomini e delle donne che si intende rappresentare.